Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di intervallo didattico. Nella puntata di oggi avremo come ospite la professoressa Cristina Savena dell'Università di Torino. Allora, Buongiorno. buongiorno e benvenuta. E prima di tutto, di cosa si occupa? Quali sono i suoi interessi di ricerca? Ne vorrei citare tre, addirittura. Il primo è un pochino quello che caratterizza forse più in generale la mia ricerca, è quella di andare a studiare il ruolo che i segni hanno nello sviluppo del pensiero matematico negli allievi e nella formazione del pensiero stesso, dove con segni vado a intendere sia i simboli della matematica, quindi per capirci proprio i simboli algebrici, i simboli per rappresentare i numeri per le funzioni, ma anche il linguaggio naturale, che stiamo per esempio usando ora, ma anche il linguaggio del corpo, i segni che sono embodied, diciamo, lo sguardo, le esperienze col corpo. Questo quindi va a inquadrarsi poi in un quadro unico che possiamo chiamare di semiotica multimodale, ecco, se vogliamo usare un termine più tecnico. E un secondo tema che è stato invece approfondito su un progetto di ricerca che si è concluso nel 2016, che è durato 3 anni, un progetto europeo, ha coinvolto il ruolo delle nuove tecnologie, il tema era questo, il ruolo delle nuove tecnologie per promuovere la valutazione formativa come strumento di apprendimento per la matematica e le scienze. Nella nostra equipe a Torino, all'epoca c'era anche la mia collega, la professoressa Francesca Morselli, che ora è a Genova, e avevamo anche l'assegnista di ricerca, la professoressa Cusi, che ora è all'Università Sapienza a Roma, e ci siamo occupate della didattica e della matematica e abbiamo coniugato questo tema con lo sviluppo dell'argomentazione in classe. Quindi andare a vedere come l'argomentazione può favorire la valutazione formativa e viceversa, come la valutazione formativa può essere una pratica didattica per sviluppare l'argomentazione in classe. Poi più recentemente stiamo affrontando, questo in collaborazione con l'Università di Napoli, la mia collega Maria Mellone e Gemma Carotenuto, il tema dell'educazione matematica informale per studenti con contesti socio-economicamente deprivati. Ecco. È un tema che attualmente incontra un po' di difficoltà nell'attuazione pratica, perché la progettazione attuale che stiamo cercando di condurre prevede attività matematica all'aperto, in città, nei musei, uscendo proprio dalla classe. Questo in questo momento è tutto un pochino messo in forse, o perlomeno un pochino probabilmente ritardato. Ecco. Quali, secondo te, possono essere gli obiettivi di una ricerca in educazione matematica e perché abbia senso fare ricerca in questo campo? Allora, gli obiettivi io credo che siano talmente vasti, gli obiettivi che i ricercatori nel nostro settore si pongono sono talmente vasti. Se devo fare io una sintesi, vorrei toccare due dimensioni, vediamo se poi si arricchiscono. Una riguarda il dare una descrizione e possibilmente un'interpretazione sul piano scientifico dell'esistente, di quello che succede. Quindi, poi quello che succede a scuola, quello che succede nel contesto educativo in cui l'apprendimento della matematica può avvenire, tipicamente a scuola, ecco, ma magari non solo. Quindi un piano è proprio questo sguardo sulla realtà. E in questo senso, allora andiamo nelle classi a osservare, lavoriamo anche con i docenti, con futuri insegnanti in questo senso, con le tesi, proprio per avere uno sguardo e cercare di interpretarlo alla luce dei risultati scientifici, quindi alla luce di elementi, di ipotesi teoriche, per esempio l'ipotesi Vygotskiana che facevo prima sul ruolo dei segni, alla luce di evidenze che vengono raccolte, alla luce di metodologie, diciamo di teorie anche didattiche. E questo è un aspetto. Poi c'è un secondo aspetto che si intreccia, ma che forse è anche più importante, che è quello di andare a modificare la realtà. Io credo che l'ambizione di ogni ricercatore, cioè, insomma, di molti ricercatori, sia anche quello di un pochino di cambiare il mondo, se vogliamo. E quindi di andare a progettare qualcosa di nuovo, di andare a modificare delle pratiche che vediamo nelle scuole, di andare a proporre anche visioni completamente nuove,
anche visioni che sfidano ciò che attualmente si può fare a scuola. E quindi troviamo ricerche dove abbiamo due ricercatori in classe che accompagnano il docente, uno o due, che sappiamo non essere sostenibili, per esempio nell'attuale didattica, dove c'è un docente, perché così è stato deciso, che ci sia solo un docente di matematica in classe. Ma per esempio nella ricerca FASMER che citavo prima, ma anche in altre ricerche, noi andiamo uno o due ricercatori a lavorare con i docenti in classe. E si realizzano insieme anche attività e potenzialità completamente diverse da quelle tradizionali. In questo senso, uno dei nostri obiettivi è anche indicare che cosa si potrebbe fare cambiassero le condizioni di realtà della nostra scuola, puntare un pochino verso un ideale. Secondo me questo è quindi indirizzare un pochino anche verso il futuro, ecco, non solamente rimanere ancorati a quello che si può osservare. In questo senso si colloca la formazione del lavoro, tutto il lavoro di formazione degli insegnanti. Cioè, tutto questo avviene, no, non so se sia un terzo livello, se sia collegato alla seconda dimensione, quella di lavorare insieme agli insegnanti e in questo lavoro proprio di collaborazione reciproca con ognuno con i propri ruoli, anche di contribuire alla formazione degli insegnanti di matematica. Quindi questo penso che sia anche una delle mission della nostra ricerca, ecco, indicare come poter sempre meglio dare strumenti perché poi gli insegnanti si sentano sempre più forti, consapevoli e nella loro azione didattica. Fare un attimo una riflessione su quella che è la didattica di questi ultimi tempi. Allora vorrei esplorare un attimo quello che potrebbe essere il consiglio di un ricercatore, ecco, potendo rivolgersi a un insegnante di un particolare livello, che consiglio gli si potrebbe dare? Parallelamente, il professore all'università e ricercatore, come ha risolto questo problema? Sto insegnando in questo semestre un corso che è fondamentalmente didattica della matematica a futuri insegnanti di scuola primaria. Ed è un corso rivolto a 200 studenti. Quindi questo, che quindi fin dall'inizio, fin da febbraio, è partito in modalità online. Io ho avuto la fortuna già nella versione precedente del corso di integrare alcuni elementi di didattica a distanza nella didattica in presenza. In particolare svolgevo, progettate in collaborazione con una collega dell'Università di Salerno, la professoressa Giovannina Albano, dei workshop di valutazione formativa, che ritorniamo su questo tema, che gli studenti potessero fare a distanza, anche gli studenti che non frequentano in aula generalmente in presenza. Una scheda di lavoro sottomessa dopo aver svolto un certo argomento, o a metà di un certo argomento anche. Ogni studente risolve la scheda, la sottomette al sistema dopo due o tre, una serie di giorni, dopo un certo tempo stabilito, poi il sistema randomizza le risposte e ne assegna tre, ultimamente ne assegniamo due, perché tre sembrava troppo oneroso, due a ciascuno studente da correggere, da valutare. Quindi poi nella seconda fase lo studente è al ruolo di valutatore di un pari, quindi sempre con dei criteri stabiliti da me, quindi sempre ho utilizzato gli stessi di chiarezza, correttezza, completezza. Qui ho aggiunto il criterio della pertinenza, cioè la risposta che viene troviamo è pertinente rispetto all'argomento, alla domanda posta. E poi quindi ogni studente doveva anche dare consigli al compagno per poter migliorare nel proprio studio. E infine l'ultima fase, io scelgo alcune di queste risposte corrette e le pongo come modello per tutti. E scelgo anche alcune risposte non corrette e le commento, do dei feedback, quindi feedback sul processo e feedback sul prodotto, do dei feedback puntuali che vengono caricati come commenti, per esempio in un file PDF, alle soluzioni online. Quindi diciamo che integrando già questa parte precedentemente, ora è stato più semplice nella didattica online far svolgere, insomma, coinvolgere gli studenti in un ruolo attivo,
in esercitazioni, per esempio, che stiamo conducendo abbastanza periodicamente. Ringrazio tantissimo la professoressa Sabena per la sua disponibilità e per la chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina. E a tutti quelli che ci stanno ascoltando, do appuntamento alla prossima intervista, sempre sull'intervallo didattico. Vi ringrazio per averci seguito e di nuovo grazie alla professoressa. Grazie, grazie Luca e grazie per chi ha avuto la pazienza di ascoltare. Arrivederci a tutti.